Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Ci colleghiamo oggi con il sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo, per fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'attività amministrativa, ma anche per parlare della riapertura delle scuole nel comune di Cicerale. Sono già 2 giorni che gli studenti sono ritornati tra i banchi di scuola. Mi riferisco alle scuole per l'infanzia e le prime elementari, ma anche le seconde. Ma tutto questo e ancora tanto altro ce lo racconterà proprio il primo cittadino che salutiamo. Ben trovato, sindaco. Ciao Raffaella, buonasera e buongiorno, buonasera a tutti i telespettatori. Partiamo dall'apertura delle scuole, tanti comuni del Cilento invece che hanno prorogato la chiusura fino al 3 dicembre, mentre il comune di Cicerale continua a mantenere il primato di comune Covid-free. E in questo caso, tu hai deciso, insomma, di avviare l'attività scolastica. Parlacene. Sì. Non sono soltanto io, insomma, credo che ci sia anche, anzi, c'è sicuramente il comune di Capaccio, che è più importante del mio, ma anche il comune di Giungano, che ha aperto le scuole. Io sono andato un pochino oltre, ho consentito. Non sono soltanto io, insomma, credo che ci sia anche, anzi, c'è sicuramente il comune di Capaccio, che è più importante del mio, ma anche il comune di Giungano, che ha aperto le scuole. Io sono andato un pochino oltre, ho consentito anche lezioni per le in presenza per la seconda elementare. Per la seconda classe appunto della scuola primaria. Un gesto coraggioso, ma che fondamentalmente va a fotografare una situazione, perché sono il sostenitore delle decisioni differenziate a seconda dell'esito dello stato dell'arte della pandemia. L'ho scritto anche in un articolo, mi ha chiesto un illustre quotidiano, la città mi chiese una ventina di giorni fa, un mese fa, quando non ho chiuso le scuole. E mi chiese fece un articolo di fondo nel quale dicevo in quel periodo che non era sicuramente opportuno e utile chiudere le scuole, anche perché c'è una montagna di pubblicazioni scientifiche che sostengono a livello internazionale che sostengono che le scuole non sono il luogo del contagio, soltanto il 3,5% dei contagi avvengono nelle scuole, ma insomma, ripeto, pubblicazioni fatte in Cina, in America, nel Regno Unito, alcuni paesi addirittura hanno fatto il lockdown e hanno lasciato aperto soltanto le scuole. Premesso questo, voglio dire, c'è stata la chiusura che probabilmente ha favorito, soprattutto nelle aree molto contagiate della regione Campania, ha favorito tra virgolette, pulizia appunto dei contagi e quindi probabilmente è stato anche utile. Però adesso sia arrivato il momento di dare veramente senso compiuto a quello che è l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana che riguarda il diritto allo studio. I bambini già hanno perso troppo tempo. Non, è gravissimo perché perdere la scuola da parte per i bambini rappresenta anche un trauma. Cioè i bambini perdono quel contatto che è il contatto in classe e se lo porteranno probabilmente per i prossimi anni. Oltre che alcune classi che si stanno formando, appunto i rudimenti appunto della formazione e della formazione sia la lingua italiana, ma anche i rudimenti della scrittura, quelle classi avranno danni gravissimi, a mio avviso, nei prossimi anni. Cicerale, paese Covid-free.